Ben ritrovati, rassegna stampa di TRG in questo sabato 27 di giugno. Partiamo subito con le notizie sul Corriere, anzi partiamo ovviamente dalle prime pagine dei quotidiani. Corriere dell'Umbria comunque, Covid, aperte 500 aziende in meno, titola il quotidiano Corriere dell'Umbria. Bilancio catastrofico dalla Camera di Commercio, con Caritas che lancia l'allarme povertà, più 30%, ma c'è chi riapre, tipo fa l'esempio il Corriere, l'Umami a Foligno. La fotonotizia riguarda il weekend in arrivo con caldo record, sarà assalto alle piscine umbre. Poi la questione aeroporto, Sase, ricavi in calo ma aumentano i costi. Nel bilancio giù le entrate, alla voce passeggeri crescono le spese per il personale, con i dipendenti in stato di agitazione. A Spoleto intanto chiesto il rinvio a giudizio del direttore generale di VUS, mentre Città di Castello, false compravendite online, denunciato truffatore seriale. A Perugia il quartiere Monteluce continua la querella, crisi insanabile, nuovo rinvio. Per quanto riguarda invece lo sport, Grifo in 10 per oltre 60 minuti, ma contro il Crotone ieri sera è terminato in parità 0-0, poi vedremo le immagini, sentiremo anche le parole di mister Cosmi. Ancora calcio, Ternano, una coppa in palio, che finale con la Juventus, si gioca stasera al Manuzzi di Cesena per la finalissima di Coppa Italia di Serie C. Tennis, assoluti di Todi, Sonego, ok, sfide decisive per il titolo. E poi ancora quanti big a Perugia, via agli internazionali sempre per il tennis. Passiamo invece alla nazione regionale, la fotonotizia centrale riguarda i nuovi poveri, effetto virus, famiglie in difficoltà, crollano le imprese. Appena sopra partecipate, ecco i guadagni dei big, gli stipendi di amministratori pubblici e manager delle società che fanno riferimento alla regione. Ancora nel box a sinistra, la città frenata, si parla di Perugia e di Monteluce, c'è la proroga, ancora 15 giorni per salvare il quartiere. Gli ospiti VIP che vengono in Umbria, Totti e Ilari Blasi, qui in foto scelgono Spello per fare i turisti e dicono torneremo. Ancora raccolta fondi, progetto Pian d'Arca, un santuario laddove Francesco predicò agli uccelli. Quindi Città di Castello denunciato, truffatore seriale mieteva vittime con l'online. Nel taglio in alto sotto la testata Pianeta Giustizia, la presidente Roberti qui in foto, non ci siamo mai bloccati, i dati parlano, ha dichiarato. E poi indagine toghe, intercettazioni, l'ex ministro, noi Perugia la fermiamo, questo uno dei motivi delle frasi riprese proprio dalle intercettazioni sul caso dei togati. E poi ancora Umbertide muore a casa di una donna tra gli indagati, il giovane non fu soccorso subito, individuato il presunto spacciatore per la cronaca. E passiamo allora al Messaggero, sempre regionale. Famiglie, tesoretto da 13 miliardi nei conti correnti. Ricchezza delle famiglie, gap del 16 rispetto alla media, cassa integrazione persi oltre 72 milioni di reddito, titola proprio il Messaggero. E poi da Umbertide lasciano morire l'amico, indagati tre giovani. Ancora a settembre il Pianeta Scuola, cruscotto informativo per la ripresa, spazi in rosso nelle scuole superiori, mentre a Terni in retroscena il testimone, l'uomo con la pistola aveva cercato di entrare in casa mia. La fotonotizia l'abbiamo già vista, riguarda la coppia VIP conquistata da Spello, Totti e Ilari. A Spello in gol con le tagliatelle, scelgo l'Umbria, dichiara la coppia formata da Francesco Totti e Ilari Blasi. Ancora da Perugia, la battaglia dei The Horse, ovvero lo spazio esterno di bar, ristoranti e locali per il centro perugino. Ancora l'eco del coronavirus, contagia al minimo, l'indice RT ancora a zero in Umbria. E poi il Tribunale agli Avvocati, torniamo in aula dal 30. Nel taglio, appena sotto la testata, Grifo, un pari tutto cuore, nuovo Curi, possibile svolta. Intanto in foto il capitano del Perugia, Rosi. Coppa Italia per la Ternana e la notte della finale contro la Juventus Under 23. Tennis, assoluti di Todi, oggi e domani il gran finale nella città Tuderte. Questo per quanto riguarda dunque anche le notizie in prima pagina sui vari quotidiani
regionali. Allora facciamo il nostro solito giro online partendo dal nostro sito www.trgmedia.it. In primo piano la spesa sospesa, firmati il protocollo che garantisce la consegna pacchi ai bisognosi al comune di Città di Castello, poi tutte le altre notizie, anche quella di cronaca, poi vedremo il servizio relativa al blitz dei carabinieri a Gualdo Tadino che ha smantellato un corposo traffico di cocaina, scorrendo la home tutte le altre notizie, il nostro archivio video sempre aggiornato www.trgmedia.it. dunque altri siti online come Umbria 24 che cerca anche qui di fare il punto della situazione sulle varie vicende di carattere regionale. Sviluppo Umbria in primo piano sul portale di Umbria 24.it, nomine rinviate e per Umbria Acque se ne riparlerà a settembre. Poi da Terni, Luminere su Treo fanno il confronto con la proprietà e flop, si va verso lo sciopero e anche qui Umbria 24 riporta il buon punto del Perugia a Crotone. Poi come detto vedremo le immagini nella seconda parte di rassegna stampa dedicata proprio alle notizie di carattere sportivo. Stasera faremo il punto approfonditamente nel nostro appuntamento con TRG Plus, sentiremo anche le interviste complete diciamo dalla sala stampa del Curi. Aeroporto Perugia, tanto tuono che piove invece su tuttoggi.info, a rischio attività operativa, mentre a scuola dal 14 settembre, problema per il 15% degli studenti con il piano anche del ministro Azzolina. Tutte le altre notizie anche qui, Treo Fanterni, il Perugia calcio che in 10 guadagna un punto e Totti la riblasi a Spello, città d'arte e dei fiori. Queste le notizie anche su tuttoggi.info. Andiamo invece nell'area ternana, dunque Umbria On, qui ancora il punto sul Covid in primo piano, l'RT a zero proprio nella regione verde d'Italia, una situazione che si va sempre più normalizzando giorno dopo giorno, anche se recita proprio Umbria On, c'è proprio un nuovo caso a Terni, l'indice RT però a zero, unica regione in Italia peraltro ad averlo. Poi la cronaca ancora, abusi sulla figlia, mamma di Baschi condannata a 6 anni, si riparte il 14 settembre per la scuola e anche qui Perugia Crotone 0-0, pari in 10, ha giocato per oltre un'ora in 10 il Perugia calcio. Chiudiamo con ATV Report e dunque l'Alto Tevere in primo piano sul portale online con il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta che ha ricevuto proprio in comune il presidente del Leo Club, ovvero i giovani del Lions di Città di Castello, Paolucci, qui in foto proprio Luciano Bacchetta e Benedetto Paolucci, presidente del Leo Club. Luttinci intanto per la scomparsa del prof Biancarelli Martinelli e sempre più vicini i lavori di consolidamento della Rocca Longobarda. Questo per quanto concerne dunque anche le notizie su ATV Report. Allora torniamo ai quotidiani, torniamo alle notizie in primo piano, ripartendo da quelle di carattere spiccatamente nazionale legate al Covid e alla fase di ripartenza dopo che il virus sta perdendo forza, come detto da tutti gli esperti, anche se qualche focolaio pericoloso ancora esiste. E si parla della riapertura, delle riaperture, e su uno dei punti più spinosi è quello relativo, come abbiamo già visto, alla scuola. Al via il 14 settembre, qui in foto la ministra Azzolina e il premier Conte, il governo stop classi pollaio. Accordo tra esecutivo e governatori sulle linee guida, si sfila De Luca che attacca sull'election day. Il premier Conte si riaprirà in sicurezza, arriva un altro miliardo verso l'assunzione di 50.000 prof a tempo determinato. La ministra Azzolina dichiara: al momento non abbiamo spazi per il 15% dei ragazzi, lezioni che possono essere fatte anche in cinema e teatri. Il premier in conferenza stampa con la grillina finita nel mirino della maggioranza ma anche dell'opposizione. Elezioni e seggi alternativi, il Viminale frena punto Azzolina, la titolare dell'istruzione, siamo al lavoro per una soluzione. Le perplessità anche da parte dei sindaci. E come si ripartirà? In aula a un metro, dalle rime buccali sì ai test a sorpresa. La distanza si calcola tra i volti e non tra i banchi. Gli scienziati dichiarano
dichiarano servono tamponi a campione su studenti e insegnanti. Dunque, i recuperi, aule aperte dal primo di settembre per chi dovrà recuperare le materie, gli orari, flessibilità e turni scaglionati, le classi divisi in gruppi più piccoli, alla materna visiere per le maestre, i controlli con la cabina di regia che farà da coordinamento delle azioni sull'intero territorio nazionale, mentre nelle singole regioni vengono avviati dei tavoli regionali operativi. Distanze, c'è il cruscotto informativo per il distanziamento normativo e poi assunzioni, 50.000 prof a tempo determinato, come dichiarato proprio dal Premier Conte. Superiori, ipotesi didattica da remoto dove non è garantito il distanziamento. L'allarme da parte dei presidi, il rischio è che per 1,2 milioni di studenti non ci sia spazio sufficiente proprio a scuola in presenza. La fotografia del Covid invece, nuovi casi, l'indice RT in aumento in 12 regioni. Il livello 1 viene superato però soltanto nel Lazio, in Lombardia e in Emilia-Romagna. L'Istituto Superiore della Sanità, l'epidemia non è finita. In Veneto, via libera a calcetto e bus senza distanziamento, si legge. A Bologna, intanto, rilevati altri 27 infetti nel deposito del Corriere Bartolini, si legge sempre dunque sul Messaggero, che fa il punto della situazione anche in Campania, nella città di Mondragone. Fragile tregua, uno screening di massa dopo la guerriglia urbana, come potete vedere. Ancora tensione tra bulgari e italiani, fatti 743 tamponi nei palazzi ex Cirio, il numero dei positivi fermo a 43, questo per i nuovi focolai che ci sono in Italia. Noi del CTS intanto non siamo signor no, ma il virus sta ancora circolando. Sport e gite, il leader del comitato tecnico scientifico, diamo pareri. Il governo poi fa le scelte, mantenere alta la vigilanza su nuovi focolai, non reggeremmo altre chiusure. Le parole sono di Agostino Miozzo, proprio del CTS. Prudenza negli spostamenti tra regioni, la Lombardia ha più di 100 casi al giorno ancora oggi. Come la spagnola, riprese in autunno l'allerta dell'OMS sulla seconda ondata. Il professor Guerra, l'Italia è pronta a fare il vaccino anti-influenzale al 100% della popolazione. Dalla Nazione, anche qui nuovi focolai, il virus non molla ma prevalgono i positivi lievi, verranno conteggiati a parti tamponi a bassa carica virale, caldo e mascherine frenano l'epidemia. Nuovo documento intanto sugli asintomatici, restano i dubbi sulla reale possibilità che possano trasmettere il Covid. La questione dunque è ancora in fase di studio sotto questo punto di vista dagli esperti. La fase 3 degli sport, via libera al calcetto, Veneto, Zaia, il governatore gioca ancora d'anticipo e fa ripartire anche i sport di contatto. Dunque, il morbo nell'azienda di spedizioni, parliamo di Bartolini a Bologna, sale a 95 il numero dei contagiati. Allerta per il caso Bartolini nel bolognese e c'è un infetto anche in un'altra ditta di trasporti, recita proprio la Nazione. Passando invece al Corriere, sempre pagine nazionali, anche qui il Covid è ancora efficace. Il monito dell'Istituto Superiore di Sanità, la presenza di focolai dimostra come l'epidemia non è da considerarsi conclusa. L'Istituto Superiore di Sanità parla di bassa criticità ma rileva altri 259 nuovi casi e 30 morti nelle ultime 24 ore. L'invito alla popolazione è quello di continuare a rispettare le misure per ridurre il rischio di trasmissione. Negli USA intanto c'è qualcosa che non sta funzionando. Anthony Fauci, membro della task force di Trump, ha più di un dubbio sulla strategia adottata contro la pandemia. Mondragone intanto resta zona rossa, alta tensione e furgone di bulgari dato alle fiamme. Dopo gli scontri di giovedì la situazione resta difficile, da una parte la comunità dell'est nella quale sono stati rilevati casi di coronavirus, dall'altra gli italiani. Anche dibattito politico, Meloni contro De Luca, più che sceriffo mi sembra un incantatore di serpenti, ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia. Ancora primo piano sul Corriere, crollo consumi e corsa al risparmio, famiglie, reddito disponibile in casa. L'Istat segnala anche una pressione fiscale arrivata al 37,1%, in aumento dunque di mezzo punto.
E poi, per quanto riguarda le altre notizie, moratorie a causa dell'emergenza Covid prorogate dall'ABI fino al 30 settembre. Accordo dell'ABI con l'associazione di consumatori, imprese ed enti locali. Questo ci dà modo di passare alle notizie di carattere regionale, partendo sempre dal Corriere dell'Umbria. L'aeroporto e quello che sta accadendo intorno all'aeroporto di Perugia in primo piano. Sase, più costi e meno ricavi, pesa il personale con le spese per il dirigente e calano le entrate da traffico aereo, giù anche i contributi pubblici. Bilancio del 2019, la perdita è stata coperta anche grazie alla riserva legale, in foto Ernesto Cesaretti, proprio presidente del CDA Vertice della Sase. Intanto i sindacati proclamano lo stato di agitazione, dunque scatta lo stato di agitazione di tutto il personale di Sase all'interno dell'aeroporto San Francesco di Perugia, a proclamarlo proprio i rappresentanti sindacali di categoria. Questo è una situazione anche qui alquanto intricata. Poi Sviluppo Umbria intanto approva i conti con utile netto da 388.000 euro, società di certificazione però e scontro, oltre 1 milione di patrimonializzazione per la partecipata. Ferrucci critica i bandi regionali su competenze e compensi. In foto il direttore generale Mauro Agostino, direttore generale proprio di Sviluppo Umbria, e amministratore rinviato Michela Sciurpa deve attendere per la nomina. Dunque, intanto il MOSAP incontra il questore, l'organico di polizia è carente, il sindacato ha posto l'accento sulle priorità che devono essere affrontate. Passando ancora all'indagine della Camera di Commercio sui settori più penalizzati dall'emergenza, nei 3 mesi del lockdown perse 500 nuove imprese, con commercio e turismo tra i settori più penalizzati dal Covid. Ancora nuovi poveri per il Covid, la Caritas il 30% in più nei nostri centri di ascolto, i numeri dell'osservatorio relativi anche al 2020. In primo piano l'emergenza occupazione, la carenza di politiche per il lavoro diventa la prima preoccupazione, più accessi all'emporio, aumentano anche i pasti distribuiti gratuitamente. L'impennata di solidarietà, si sono moltiplicati i volontari e il numero delle donazioni. Parlando invece del meteo che si registra in Umbria, sarà un fine settimana rovente, ondata di calore in tutta la regione, Perugia tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute per domani e allerta dunque per questo fine settimana. Andiamo alle notizie anche sulla Nazione. Società partecipate, ecco gli stipendi dei big. Regione, quanto percepiscono i manager e gli amministratori pubblici delle aziende che fanno riferimento a Palazzo Donini. In foto la governatrice Donatella Tesei, scrive la Nazione, si va da 28.000 fino a 70.000 euro, aziende ospedaliere mancano gli importi, i dirigenti hanno indennità che superano i 100.000 euro annui, scrive proprio la Nazione sul tema. Intanto nel box a destra la Lega in Umbria si riorganizza, un nuovo assetto per il Carroccio che è appunto stato eseguito. E poi il bilancio 2019 Umbria Acque, utile da 6 milioni, calano le perdite dell'acquedotto, bilancio positivo per la SPA del servizio idrico, gli investimenti crescono del 18%. Povertà, aumentano le richieste d'aiuto, presentato il quinto rapporto della Caritas, un terzo di utenze in più nei centri di ascolto durante il lockdown, ora preoccupa l'autunno. Il diacono Pecetti ha dichiarato: in questi mesi abbiamo sentito l'angoscia da parte delle famiglie. I numeri nel 2019 erano state assistite 1.039 persone, molti tra l'altro stranieri. Sport, libri e trasporti, i bonus della diocesi. La scuola il nostro futuro, un'iniziativa per gli studenti delle medie e delle superiori. Ci sono 250 contributi. Intanto la quarantena spegne oltre 300 imprese. La Camera di Commercio pubblica i dati. Contrazione del 36,4% nel perugino. Commercio KO, le parole del presidente proprio di Confcommercio regionale Mencaroni. 3 mesi da incubo, ha dichiarato. La pandemia ha colpito durissimo la fiducia di chi aveva intenzione di entrare sul mercato. Gli investimenti sono stati di fatto azzerati. Anche qui la notizia dell'aeroporto, l'ira dei sindacati, scatta l'agitazione. Intanto Carla Spagnoli affonda la gestione Sase, ha fatto solo disastri, ha dichiarato. E poi la questione tunnel nella città di Perugia, luci e ombre sull'impatto ambientale. La relazione della VAS sulla galleria del Bulagaio, promossa dal punto di vista paesaggistico, ma occhio a una frana sotterranea, precisa proprio la Nazione. Il progetto, primo stralcio da 1 chilometro, la viabilità verrebbe riservata a
ad auto e veicoli commerciali. Passiamo al Messaggero. Ricchezza delle famiglie, gap del 16% rispetto alla media. Tesoretto da 13 miliardi in conti e depositi, una riserva che molti dovranno intaccare. Cassa integrazione, persi 72 milioni di reddito. Damiano, di lavoro e welfare, aumento travolgente, ha dichiarato sulla questione. Nei primi 5 mesi del 2020 si registrano 11,5 milioni di ore in più di cassa ordinaria e 1,173 milioni di cassa in deroga. Questi numeri sulla questione, nota positiva rispetto alla media nazionale: alla vigilia della pandemia le famiglie presentavano un indebitamento inferiore di circa 600 euro. Intanto Covid-19, contagio al minimo, l'indice RT ancora a zero in Umbria. La proposta, intanto, navetta Perugia chiusi per il Frecciarossa, interessati quasi 200.000 umbri, questa ulteriore questione relativa ai trasporti. Aeroporto e ASL, intanto, e USL, sindacati all'attacco. Ancora la ripartenza di settembre, cruscotto informativo per la ripresa, spazi in rosso nelle superiori. Uscite le linee guida, affidate a un software il calcolo del numero di alunni delle aule. Ai licei scientifici Galilei di Perugia e Marconi di Foligno i conti però non tornano, scrive proprio il Messaggero. Caritas, intanto, 50.000 euro agli studenti bisognosi. Il lockdown ha fatto bene alla maturità, voti alti al liceo classico Mariotti, qui in foto Clotilde Caforio, diplomata con il massimo dei voti. Intanto un nuovo corso triennale e lezioni in aula, così riparte l'Università dei Stranieri di Perugia, è dedicato a gestire i rischi nella società globalizzata. Questo per quanto riguarda dunque le notizie in primo piano sui vari quotidiani. Ripartiamo con le notizie di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria. Anche qui in primo piano le notizie sulla città che non va, e in questo caso il quartiere di Monteluce a Perugia. Altri 15 giorni per salvare Monteluce, fumata nera dal vertice con i legali. L'assemblea è stata convocata a metà luglio, nell'incontro di ieri nulla di fatto, i soci mettono in campo anche due avvocati. Qui il complesso proprio di Monteluce è rimasto senza acquirenti e con i valori delle quote ridotti di fatto a zero. Nel box in alto, verticale, Umbria Acque, utile di 5,8 milioni e più 38%. In foto il vertice uscente di Umbria Acque, Gianluca Carini, approvati il bilancio della società, recuperati 2,5 milioni di metri cubi dalle perdite di rete, scrive il Corriere. Ancora vendite telefoniche col trucco, sgominata banda, 20 tra arresti e denunce in Campania, decisivo il supporto di tre agenti specializzati della Postale di Perugia. E poi il caso, sentono odori strani e chiamano il 113, il vicino trovato morto in casa da giorni, il corpo già in decomposizione, accertamenti sul cadavere. In breve, violenze, picchia la compagna perugino in manette, pugni, calci e sputi agli agenti di polizia, l'aggressore è stato un 29enne albanese che è stato arrestato, e poi ubriachezza, tasso alcolemico tre volte sopra la norma, è stato denunciato tutto questo nel perugino. E poi anche qui sul Corriere, Università per Stranieri pronta a ripartire con una nuova laurea, la rettrice Grego Bolli, a settembre si ricomincia con didattica mista, presentato il corso di studi su sostenibilità economica e sicurezza sociale, per gli studenti sempre più necessario tenere insieme competenze diverse. Intanto appuntamento con la grande lirica all'Arena del Frontone, c'è la Tosca, l'evento presentato ieri mattina dall'assessore comunale Barasano in foto. Questo per quanto riguarda le notizie dunque sul Corriere. Passiamo a quelle del Messaggero, sempre di carattere regionale. La battaglia dei De Ors per rilanciare il centro, da Corso Vannucci al Borgo Bello la città fiorisce tra ombrelloni e tavolini, c'è chi ha messo delle piante e chi solo le sedie, prove generali per l'inverno. De Ors, ricordiamolo, i spazi all'aperto da utilizzare per bar, ristoranti e locali in questo periodo post-Covid, alquanto comunque con il Covid ancora attivo, in Umbria molto meno, ma in diverse regioni sì, molto importante proprio per far ripartire l'economia del settore. Non c'è ancora un vero e proprio piano per l'arredo urbano che sia studiato da architetti urbanisti, ma la corsa proprio dei De Ors è ripartita. Povertà, la Caritas, temiamo la crisi in autunno, il nuovo rapporto, il 2019 è stabile, ma l'epidemia ha peggiorato
le cose. Intanto anche il Messaggero scrive: domani Perugia, città più calda d'Italia, si prevede clima torrido dunque a Perugia ma nell'intera regione. E poi solidarietà, le mogli dei medici donano caschi, dunque è successo proprio nel Perugino. Ancora sempre da Perugia, meno udienze in un giorno ma così si torna in aula dal 30. Il presidente del tribunale risponde subito agli avvocati, ecco le novità, niente assembramenti e orari precisi, l'invito ai giudici a una nuova organizzazione. Dramma della solitudine, 80enne trovato morto in casa dopo giorni in via Sicilia a Perugia. E poi la storia di cronaca, lui la picchia due volte ma lei lo fa arrestare. Quindi comitato antipuzza contro Agriflor, finestre chiuse per gli odori terribili. A Fontivegge alta tensione su un bus, straniero bloccato dai controllori, è successo nella giornata di ieri. E poi ancora nel box a sinistra, dati personali rivenduti a peso d'oro, stroncata una banda, si legge proprio sempre sul Messaggero. E allora apriamo la pagina dei comprensori, sempre per quanto concerne le altre notizie, ma lo facciamo con un servizio tratto dal TG di ieri sera, dal nostro appuntamento informativo serale, che ci porta a Gualdo Tadino, un fatto di cronaca con le forze dell'ordine che sono riuscite a sgominare una banda che spacciava in maniera corposa diversi carichi di droga. Vediamo. 2 chili di cocaina e 68.000 euro in contanti rinvenuti in un nascondiglio dentro una camera da letto. A Gualdo Tadino, prima periferia urbana, quartiere San Rocco, tra Viale Roma e tratto interno della statale Flaminia, i carabinieri della stazione locale, coadiuvati dal nucleo operativo di Gubbio, hanno smantellato una centrale dello spaccio di stupefacenti che operava sul territorio locale. In manette sono finiti 3 albanesi, un ragazzo di 24 anni e sua madre che vivevano in una casa della zona e un 31enne. I carabinieri sono arrivati a questa traccia dopo l'arresto qualche giorno fa di un 21enne trovato in possesso di cocaina. Da lì hanno seguito una pista che li ha portati, dopo pedinamenti e appostamenti, a individuare nella casa del quartiere San Rocco un giro sospetto. Chiesti rinforzi, circondata l'abitazione con più volanti, giovedì 25 giugno, intorno all'ora del pranzo, i militari hanno fatto irruzione in casa, trovando i 2 uomini intenti a scambiarsi una busta, che poi ha rivelato contenere 2 panetti di cocaina per il peso complessivo di 2 kg. Sventato anche un tentativo di fuga dei 2, che sono stati ammanettati insieme alla madre del 24enne, nella cui camera sono stati rinvenuti 68.000 euro in contanti, occultati in uno spazio sotto il pavimento. Per i carabinieri si tratterebbe di proventi da attività di spaccio. Per tutti e 3 è stato disposto già nella serata di ieri il trasferimento al carcere di Capanne a disposizione della procura. Questa dunque, questo è il fatto di cronaca relativo allo spaccio di droga sgominato dalle forze dell'ordine a Gualdo Tadino, che ci fa aprire la nostra pagina comprensoriale, ripartendo proprio dal Corriere dell'Umbria con le notizie che riguardano Panicale, Lago Trasimeno, tutti in piscina per salvarsi dall'afa. Nei primi giorni registrati 100 abbonamenti da 10, 20, 30 accessi che possono essere usati da tutta la famiglia. Partita bene la stagione all'impianto acquatico di Tavernelli, il presidente c'è rispetto delle regole da parte dei clienti. Ancora invece da Assisi, un santuario a cielo aperto per attirare più pellegrini per Piandarca, 120.000 euro. Per l'esattezza siamo a Cannara, ha presentato il progetto per valorizzare il luogo della predica agli uccelli, già realizzato un tau di grandi dimensioni, sarà costruita una statua del poverello. Sito e canali social racconteranno i lavori e serviranno a promuovere la zona. Intanto da Bastia Umbra tutto pronto per la partenza dei centri estivi, da lunedì andranno avanti fino al 14 di agosto sul sito del comune la modulistica. Andando invece a Todi, turismo ambientale per portare più visitatori, 37 castelli da scoprire, già attivo un progetto di promozione da 566.000 euro, Todi Civica rilancia i circuiti del paesaggio per aumentare l'offerta. Le parole anche da parte di Pizzichini, che è appunto dell'amministrazione di Todi Civica, bisogna valorizzare certe zone soprattutto in questa fase 3A, dichiarato. E poi ancora manifesto del Todi Festival 2020 firmato da Bernardi e Spence, l'edizione 34 in programma dal 3 al 6 settembre sarà rappresentata dalla Consolazione.
Passando invece a Città di Castello, denunciato truffatore seriale, false compravendite online per spillare soldi, giovane Tifernate gli vende un bene e versa anche 1.500 euro. Dopo la segnalazione della vittima, i carabinieri hanno rilevato almeno altri 10 casi, mentre a Montone, morto per overdose a Montone, stamani i funerali del 35enne, originario della località aretana di San Lorenzo, ritrovato però senza vita proprio a Montone. E 45 invece sterpaglia fuoco in località San Paterniano, sempre nel Tifernate. Ancora sul sipario un vertide per cinema in piattaforma. Prende il via domani la stagione di proiezioni estive. Primo film, il debutto affidato alla pellicola restaurata de I Vitelloni. A Gubbio, strada della Contessa chiusa per lavori. Giovedì e venerdì intervento notturno al piano viario all'interno della galleria. A Carbonesca preoccupa invece il traffico sulla SP241, qui proprio un tratto della Contessa che sarà interessata da un intervento di asfaltatura nei prossimi giorni. Politica, l'ex sindaco Guerrini porta il partito di Renzi, nasce Gubbio Viva, costituito il primo comitato eugubino dunque di Italia Viva in città. Da Foligno, fermi 4 mesi, ora ripartiamo con entusiasmo. L'Umami aveva sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione e poi è arrivato il virus. Il titolare felice di poter ricominciare. Umami Risto Bar, giovedì era aperto proprio il locale che si trova al centro della città. Da qui in foto anche la famiglia Rosi, titolare proprio dell'attività. Madonna di Foligno invece, ecco l'antica copia restaurata. Il dipinto è stato presentato a Palazzo Trinci ed è destinato al Museo Cittadino. Mentre l'incendio della cartiera di Trevi dei giorni scorsi rientra l'allarme inquinamento. Ancora passando invece a Nocera Umbra, mortalità in aumento del 38% in meno di 5 mesi, 45 decessi. Lo SPI CGL lancia l'allarme, continua il calo demografico, si va verso i 5.000 abitanti. Scontro tra due autovetture a Colle di Nocera, conducenti trasportati al nosocomio di Branca. A Gualdo Tadini invece raccolta differenziata al 67%, Galilei al posto di Cecchetti alla guida dell'ESA dunque. Ancora Spoleto, VUS, chiesto rinvio a giudizio per il direttore generale, chiusa l'indagine sugli appalti senza gare, Walter Rossi accusato di abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta al centro del fascicolo, ci sono 60 affidamenti diretti per 1,5 milioni, la Valle Umbra Servizi e l'SPA che gestisce il ciclo dei rifiuti di Sant'Orsola, dunque nello Spoletino. Intanto a Norcia, arrestato 42enne per aver violato il divieto di avvicinarsi alla madre e poi ancora da Spoleto, polo scolastico, interrogazione sull'inchiesta della Corte dei Conti. Passando a Terni, farmacie comunali, ora i conti tornano. Risanata la gestione con un utile di oltre 300.000 euro, ok al bilancio, dopo la ricapitalizzazione decisa da Palazzo Spada. Parla anche Mauro Scarpellini, sfida vinta, ma ora bisogna proseguire nella continuità, ha dichiarato. E poi le parole del manager Federico Ricci, che ha avviato l'opera di risanamento, azzerati i debiti, tutti hanno remato nella stessa direzione. Una vittoria per la città, a Terni ho lasciato il cuore, a dichiarato sulla questione della farmacia. E poi il caso esposto dell'opposizione alla magistratura contabile. I partiti di minoranza denunciano la mancanza di 2 relazioni trimestrali sul bilancio comunale. E poi ancora da Terni la cronaca, forzano la cassaforte di un'abitazione e fuggono con i soldi. Svaligiato un appartamento in via Pascarella nella mattinata di ieri. I ladri hanno aspettato che i padroni di casa uscissero per poi entrare in azione. La polizia ha visionato le immagini delle telecamere di sicurezza. Ancora viabilità, la giunta comunale dà l'ok alla convenzione per la realizzazione della bretella di San Carlo. L'opera costerà 2,5 milioni e consentirà ai TIR da e per l'AST di non transitare in città. Da Terni ancora le parole di Salvini, no allo Stato pusher. Il leader della Lega rilancia la battaglia contro la legalizzazione delle droghe leggere. A Molino Silla la giornata contro le dipendenze, le parole anche dell'assessore Coletto, Don Pierino ha insegnato cosa è il ritorno alla vita. Poi rotolo d'acciaio intanto si sgancia da un carro ponte, incidente al centro di finitura dopo quello in cui è rimasto ferito un operaio all'AST, presidio dell'UGL proprio in prefettura. Sempre da Orvieto invece è un padre di famiglia l'accusato di pedofilia. Nuovi particolari sul quarantenne che, secondo gli inquirenti, abusava di minorenni con la scusa dei giochi di prestigio. Sarebbe sposato con 2 figli, si è trasferito da poco sulla Rupe, lavorava in un negozio in centro.
custodia cautelare, l'arrestato è ora ai domiciliari su disposizione del GIP Tordelli dunque. Mentre Fortezza Albornoz da sistemare sempre Orvieto, si allungano i tempi per i lavori, l'assessore risponde alla Lega, è stato necessario rifare i calcoli. Ancora da Narni, tante richieste di aiuto al servizio Ascoltiamoci. Sono stati ben 138 colloqui telefonici durante il periodo del lockdown. In foto l'assessore al comune di Narni ai servizi sociali Silvia Tiberti. Difficoltà delle privazioni della libertà e nei rapporti familiari, le cause proprio delle richieste al servizio. Intanto a Narni i riflettori di Canale 5 accesi sulla Narni, antica. Oggi alle 8.45, dunque tra poco, servizio sul territorio della trasmissione Vernice Week. Questo per quanto riguarda le notizie dunque sul il Corriere dei Comprensori. Passiamo invece a quelle relative sempre ai comprensori, ma della Nazione che apre in questo caso facendo il punto della situazione da Città di Castello. Poi ricordo che nella seconda parte di rassegna stampa vedremo gli highlights di quello che è successo in Perugia Crotone, terminata 0-0, sentiremo le parole di Serse Cosmi e chiuderemo il nostro appuntamento anche con l'angolo dell'esperto curato da Renzo Amanzio Regni. Dunque in questo sabato 27 di giugno, Città di Castello, dicevamo, truffatore seriale online denunciato dai carabinieri. L'uomo è riuscito a farsi accreditare dei soldi anziché pagarli da un giovane tifernate che ha perso 1500 euro utilizzato un abile stratagemma. In foto il luogotenente Fabrizio Capalti, proprio di Città di Castello. Spesa sospesa per i bisognosi, il protocollo è stato firmato, intesa da comune con anche Croce Rossa Italiana, Caritas e Lions di Città di Castello. Ancora, muore a casa di una donna, tre gli indagati, il decesso compatibile con l'assunzione di stupefacenti, non escluso anche un mix di droghe, due amici sospettati anche di omissione di soccorso. Lo spaccio, uno individuato dell'arma, deve rispondere di morte come conseguenza di altro reato, la vendita proprio di droga. Intanto da Umberti dell'ultimo saluto a Elisa Montanucci, la donna era stata trovata morta in un canalone nel Trentino nei giorni scorsi. Ancora da Pietralunga, la vita di Alberto Alunni, il fabbro artista sul podio. Il pietralunghese ha vinto il premio nazionale organizzato da Fondo Plastico. Da Città di Castello sempre telecamere in centro, quando si prevede la messa in funzione? Castello cambia, chiede lumi sulla tempistica e sulle modalità di controllo del traffico. A Foligno, la Madonna restaurata alla mostra su Raffaello, la pregevole copia di artista anonimo è stata riconsegnata e farà parte dell'esposizione annunciata ieri, un contributo per il rilancio culturale della città. Foligno, Covid permettendo, onorerà così l'anniversario della morte del celebre artista. Poi le parole da parte dell'ex sindaco Mismetti, che si toglie alcuni sassolini dalla scarpa. Sbagliato far correre la giostra, all'opposizione si può fare di più, ha dichiarato. Ancora da Spello, vacanze spellane per Totti e la sua Ilari qui in foto. Pranzo a base di tartufi e chianine in un noto ristorante, sorrisi autografi, un bambino si è fatto anche firmare il pallone dal ex capitano della Roma assieme alla moglie, la conduttrice TV Ilari Blasi. Proprio lei ha pubblicato subito una delle sue stories su Instagram della cittadina umbra. Hanno assicurato che hanno tutta l'intenzione di tornare ancora a Spello, Totti e Ilari Blasi. Turismo da Spoleto, la ripartenza partenza e l'ente parziale. In alcuni alberghi ci sono anche stanze occupate e prenotazioni, ma molti altri restano chiusi. Si lavora al 15% delle potenzialità. Palazzo Collicola sarà di nuovo visitabile, ma ci sono anche altre sorprese. Rogo di Trevi, verifiche serrate, non ci sarebbero danni ambientali, anche Coldiretti aveva chiesto chiarezza per poter rassicurare gli agricoltori. A Terni le farmacie comunali trovano la cura giusta, utile di 300.000 euro. La partecipata chiude in positivo il bilancio, l'amministratore Scarpellini. Questa è una sfida vinta, ha dichiarato. Intanto la denuncia di Rampiconi, segretario provinciale di FIOM CGL Regione, la grande assente sulla vicenda AST. Sempre da Terni, anzi in questo caso da Orvieto, l'ospedale non è in discussione, l'assessore regionale rassicura gli orvetani, ma i timori per la lentezza nel ritorno alle normali attività restano. In foto il consigliere regionale Andrea Fora, che aveva in qualche modo sviscerato la questione. E poi ancora, lavoro fuori dal carcere per tre detenuti, via il progetto Orto 21 nel parco di
Palmetta, sempre ad Orvieto. Dunque, torniamo al Messaggero, sempre per le notizie comprensoriali, ad Umbertide. Anche qui torna la notizia di cronaca: trovato morto in casa, tre gli indagati sono accusati di spaccio di droga e anche di omissione di soccorso, hanno lasciato morire l'amico. Dall'autopsia indizi che portano alla morte per overdose, nei guai due uomini e la donna che lo ha ospitato quella notte, così scrive il Messaggero. Intanto Città di Castello beffato da una vendita online, mentre a Gubbio capelli gratis agli eroi che hanno sfidato il Covid, con la parrucchiera Veronica che apre il suo salone agli operatori sanitari che da domani a martedì potranno usufruire gratuitamente di taglio e piega, questa l'iniziativa di una parrucchiera eugubina. Todi invece per l'ospedale, i socialisti vanno all'attacco della Peppucci della Lega, dunque dibattito politico a Todi. Foligno, Carifol approvi il bilancio, 1 milione per il territorio. Il presidente Tonti, patrimonio in crescita, così come i fondi per le erogazioni. La dottoressa Monica Sassi è stata eletta nell'organo di indirizzo di Palazzo Cattani. Ancora, l'esercizio 2019 ha segnato un anno di svolta che ha consentito di registrare un importante avanzo, dichiarano dalla Carifol. Anche qui la notizia di Totti e Ilaria Spello, scegliamo l'Umbria, hanno dichiarato, mentre nuova vita per la copia dell'opera Madonna di Foligno grazie al Rotary. Qui proprio alcune foto dell'opera che ha fatto capolino a Foligno. Andiamo a Spoleto, Covid e sisma, ritorno a scuola, la commissione è al lavoro. La mancata disponibilità di molti immobili ha creato plessi pollaio, genitori sulle barricate, distanziamento impossibile, agiamo per tempo. Il vice sindaco Montioni dichiara, c'è un piano B, valuteremo insieme, spuntano le ipotesi di prefabbricati o sede ex giudici di pace per fare lezione. Intanto dopo i musei riaprono la Casa Romana e la Chiesa dei Santi, offerta al completo per l'arte e cultura spoletina. Da Terni si torna sul fatto di cronaca dell'uomo con la pistola che dichiara proprio un testimone aveva cercato di entrare a casa mia. In retroscena dell'arresto di ieri aveva suonato dicendo che doveva consegnare un pacco. Poi è stato fermato proprio dai carabinieri. Furto in appartamento intanto in via Pascarella, rubati ore e gioielli per 4.000 euro. Ancora travolto dal gancio, indagini della USL, cade un rotolo, altra tragedia sfiorata sempre nel Ternano. Treofan invece è rottura, pronto lo sciopero, la crisi continua nelle aziende della zona. La politica invece, Saltamartini resta in sella, sono ancora qua. Da commissario al referente della Lega, la deputata Saltamartini dichiara, i partiti scelgono chi vince, nessun scontro con il sindaco, ma l'umore e gesti di protesta per una scelta che isola la base. Ancora dichiara, porterò il partito al congresso, nessuna critica, avviso aperto. Dunque, passando alla scuola che integra, sorrisi e applausi, l'esame di Riccardo. Una storia a lieto fine, sempre da Terni, un percorso scolastico che ha portato un ragazzo disabile e la sua famiglia al traguardo della maturità. I genitori hanno inviato una lettera di encomio alla scuola per ringraziare proprio gli insegnanti. Ancora le storie relative alla maturità, Sofia, l'unica ragazza della classe, la vera prova è stata credere in me, ha dichiarato. Sempre le storie relative ai giovani studenti che hanno appena fatto la maturità, Elena, lo sguardo al futuro, imparare da questa esperienza. Stare in casa è stato difficile ma importante, non volevo contagiare nonni e genitori. E poi il caso d'Orvieto, video accusa il prestigiatore incriminato per molestie, il GIP convalida l'arresto. L'uomo sarebbe stato accusato da alcuni genitori di ragazzini che parteciparono proprio ad una festa. Dunque, questo per quanto riguarda anche le notizie di carattere comprensoriale. Vediamo per chiudere questa prima parte, per poi dedicarci interamente allo sport, anche tempo libero, cultura, spettacoli e società. Dalla Nazione, Tosca riporta la grande lirica al frontone. L'estate di Perugia punta sulla cultura, il capolavoro di Puccini in scena il 28 agosto con allestimento di qualità e misure di sicurezza. Il progetto, vogliamo dare un segnale di ripartenza e rinascita. Intanto la novità, visite guidate ai tesori di Carzule per quanto riguarda sempre le iniziative di carattere culturale, mentre Bernardi e Spence firmano il Todi Festival, questo è il manifesto dell'edizione che si terrà dal 3 al 6 settembre, dunque per quanto riguarda il logo. Mentre ancora arte, da Guttuso a Schifano, Creativity riapre a Palazzo della Cornia, dunque a Castiglione del Lago. Mentre cena con delitto, sapore di mistero a Villa Taticchi, dunque siamo nella frazione perugina di Ponte Pattoli.